Buonasera a tutti e bentornati su questo settimo episodio di Minecraft. Siamo qua finalmente con uno dei personaggi di Carter Boys, Esatto. che è sopravvissuto Sopravvissuto solo io, e l'altro è l'altro morto. mondo. Quindi il canale ha chiuso perché l'altro è morto, quindi Allora dobbiamo adesso facciamo trovarne. il gameplay Ci di Minecraft. sono i provini per trovare il prossimo. No, no, facciamo Ma Minecraft. anche da solo fai te, Solo. porti avanti un canale da solo. Sì. Allora, Allora, cosa sarà in descrizione, ovviamente, spero. Il nostro ultimo video. forse sì, non lo so, Ma devo forse. ancora decidere. Vai. E allora, nel sesto episodio abbiamo visto che ho trovato un paio di diamanti e sì, un paio di diamanti. Quanti? Mi pare cos'era, 2, 3. No, 2, 2 perché uno l'avevo perso. Che ho scoperto il piccone in oro non prendi niente e si spacca subito. Vabbè. In teoria l'oro è superiore al ferro, non capisco perché. Sì. Ne che cazzo ne so. Non so se spacca. Forse in questo gioco qua non. Le scavo. Allora, eccoci qua, quello è il mio mob spawner che devo terminare. Vediamo, mai visto. Praticamente qua è una camera buia dove spawnano i mob, Cosa ti serve? cadono giù e E mi muoiono. droppano tutti i loro strumenti e l'esperienza. Ah, Quindi bello. sì, è strautile, soprattutto se non vuoi scendere dalla piattaforma perché ci sono i mob sotto, allora io faccio una mega città sospesa nel vuoto e così. Dovresti fare anche la mia casa. Con calma. Cos'è Allora, quella cosa? questo è l'ingresso della miniera che mi sono fatto. Siccome ho finito la legna, il ferro. Ah sì, in un episodio farò anche una farm automatica di pietra. Quindi Una farm di pietra. automatica, ho scoperto come fare un tutorial, infatti andiamo a prenderci già i fottutissimi materiali che non ce li abbiamo, quindi ci serve lava e acqua. Beh, l'acqua ce l'abbiamo fottia, quindi. La lava dobbiamo prenderci un fottutissimo secchio che l'ho messo. Materiali, Minerali. farm. Si può notare il giusto. Ecco qua quello che volevo farvi vedere. Ho trovato in un colpo solo 14 diamanti. Proprio. Culo. Sì, forse L'ha solo. fatto lo secchio, no? Col ferro. Ma sì, ferro che era 58 di grezzo da farme più altrettanto, ma doveva svergere usare il secchio da qualche parte. Perché in un prossimo episodio voglio fare la farm. Allora, intanto ci prendiamo le torce che ci Strumenti servono. di minor utilizzo. Sì, sono quelli che non contano eccessivamente. Però doveva esserci anche il secchio. Strumenti. Qua ci sono le asce di legno. Il secchio dove. Non c'è niente, c'è tutto Ero niente. sicuro che. Picconi. Piccone è vuoto se non sbaglio, esatto. E ero sicuro di averlo il secchio da qualche parte. Non mi ricordo più dove l'ho messo, però. No, lì è roba in legno. Allora ci tocca rieditarlo. Allora ci prendiamo sti 12 qua intanto. Tanto hai voglia con 12. Ma prenditi quello già fatto, se no ci Quello già fatto non metto. so più dove l'ho messo. Non vorrei aver No, lasciato ma giù. prenditi il ferro già fatto. Sì, che l'ho già fatto, Fai infatti. anche il secchio e fine. Devo solo cattare il seccio. Eccolo lì. Eccolo. Uno, Via. due, la fermo dopo. Anche se sarebbe meglio farne più sede, devo Ma tanto. quindi in questo episodio cosa faremo? Basta Snyder, smettila. Siamo tre secchi, Snyder sta fermo. Il candle mi rompe le balle. Allora, Questo episodio? Snyder? Boh, sta lì chieto. Vai. Allora, in questo episodio adesso andiamo a finire quella là. Quindi andiamo intanto un attimo giù, prendiamo un po' di lava per la. Per. Come si chiama? Per la farm automatica di pietra. Ho messo qua il secchio, ecco. Eccolo lì. Perché ormai ho talmente tante ceste sparpagliate in giro per la mappa che non so. Ah sì, poi ho fatto la discesa rapida, cioè. Bella discesa. Poi allora. Un'altra cesta. Un'altra cesta ovviamente. Poi questo è l'ingresso della miniera vera e propria. Ah, lì ce l'ha. Sì, e poi ho fatto. Scavato, non sapete quanto, ho scavato. Per ognuno ho scavato un tunnel. Dove porta? Qua ho scavato tunnel che portano ad altri tunnel, che poi questi qua sono tutti tunnel, quelli che vedete a destra, a sinistra, le sto scavando. Qua c'è del ferro. E c'è anche del lapislazzulo. Cosa Lapislazzulo serve per colorare le lame. È molto raro. In realtà no, perché ho tipo uno stock da 64 lapislazzuli più 8, ma va bene, lo stesso. Guardate quanto ferro. Sono ricco!
In questa miniera ho trovato solo che ferro, a parte i 14 diamanti che non li troverò più in vita mia. Ma intanto per trovare un altro tunnel? Mi sono collegato a un altro tunnel, perché questi tunnel dovete sapere che ormai sono tutti collegati. Infatti se mi giro qua, dove cazzo sono? Dove cazzo viene sto tunnel? Cos'è qua? Ah, che non ti perdi. È facile perdersi qua dentro. Quanti giorni gli ho messo? Ah, ho fatto tutto in un giorno sto qua. Ah, ok. Per quello si fa anche abbastanza veloce. Sì, esatto. Quindi io sono andato scavando così, ho trovato un diamante lì davanti, ho iniziato a scavare e ne ho trovati 14. Uno in fila all'altro poi, cioè neanche tipo uno qua, uno a destra. No, tutti in fila! Beh dai, adesso ce l'abbiamo la pietra, basta. No, non è abbastanza, devo chiudere un buco che è grosso come una miniera. No! Sai la rosicchia? Ho spaccato la braccialetta. Bravo che te che lo lascia portare. Ok, adesso vediamo di perderci. Sicuramente ci perderemo. Non so quanti chilometri di galleria ho scavato, sicuramente più di 4 chilometri. Ancora lì l'uscita. Ecco l'uscita, vedo l'uscita. Ah sì, dobbiamo prenderci il secchio di lava. Sperando di non prendere fuoco dopo, perché ho scoperto che se lasci nel secchio di lava nel coso e lo metti giù, a volte può prendere fuoco, cioè ti prende fuoco la casa, tenendo conto che io ce l'ho tutto in legno. E poi è molto realistico, perché guarda, io ho un secchio di ferro, no? Dove ci metto dentro della lava, bellissimo. Allora aspetta che lo mettiamo giù, che evitiamo magari. Cos'è quella cosa lì? Apri il menu. Questo simbolino qua. Questo simbolino è per mettersi qualcosa nella mano opposta, tipo lo scudo, oppure posso mettermi lo scudo. C'era qua, non mi ricordo come cazzo si faceva. Posso farmi un diamante? No, non posso, peccato. Quei diamanti, no, non me lo fa fare lo scudo. No, non me lo fa fare. Vabbè. Però si poteva fare, ne sono certo. Adesso saliamo i 25, e questo è uno delle due miniere che ho, perché un altro ce l'ho in casa, cioè ho fatto un'altra miniera sotto casa proprio. E quando è che vai nel Nether? Nel Nether andiamo appena riesco, perché volevo prima finire il mob spawner e vedere se riuscivo a trovare ancora un paio di diamanti. Teoricamente... Ma è spostato il computer, perché non so se mi inquadra il diagramma. Adesso controlliamo. Fuori notte. Ti ha ammazzato? Sì, perché attacca a distanza. Allora. L'hai ammazzato però alla fine? No, è ancora vivo. E non ci voglio andare nemmeno con la spada dei diamanti. Allora, qua adesso è rischiosissimo. Dovremmo avere... Allora, fammi vedere. Allora, terra ne abbiamo, ok, per salire. Adesso è rischioso perché non... per far spawnare i mob non bisogna mettere le torce, quindi... Non metti cosa? Se mi spawna un mob, mentre sono qua sopra, mi faccio un volo di... un fottio di livelli. Per i mob bisogna mettere, ecco qua, si vede ancora come funziona, il sole sta sorgendo. Praticamente ci sono quattro flussi di acqua che spingono giù i mob. Loro si fanno su queste piattaforme, quando ce ne sono tanti cadono giù e vengono trascinati giù. Poi il secondo livello ripeterò questo, praticamente questa serie qua, quindi la farò su. Questi cartelli lì. Questi cartelli qui sono per attirare i mob, dicono, cioè i mob sono attirati da... abbiamo 64 di pietra, sono attirati dai cartelli, dicono, cioè se ci vedono un cartello loro vengono lì. E cosa c'è scritto? Ho scritto tipo giù per il tubo, venite qua, tu fatevi, avanti il primo, avanti il prossimo, una roba del genere. Tipo sono invitati, si prega i gentili zombie di buttarsi giù per il tubo per suicidarsi. Allora, vediamo, che non vorrei cadere dentro, perché se cado dentro non posso più uscire dopo. C'è il piccone, porca puttana. Sì, ma mai più, magari c'è un mob qua sotto e neanche me ne accorgo e mi ammazza subito e sono senza armatura. No. Sì che c'è l'armatura. Sì, ma io voglio farmi quelle diamanti. Teoricamente posso farmi l'armatura di diamante, il piccone e il coso degli incantesimi, quei diamanti che c'ho. Ah.
Solo che voglio aspettare ancora un po', cioè prima devo prendermi l'ossidiana, quindi devo farmi il piccone. Poi devo avere due diamanti, poi devo trovare a capire come farmi un libro, quindi se qualcuno sa come si fanno i libri me lo scriva nei commenti, grazie, qua sotto nei commenti. Allora, finiamo questo cavolo di mob spawner. Dopo ci saranno altri tre livelli dove spawnano i mob. L'ho fatto, l'altezza l'ho fatta di 4 perché così magari mi spawnano gli Enderman. Ok, io ho già finito 64 stock. Ma muoiono anche quelli se cadono? Sì, ho fatto l'altezza in modo... Molti dicono, fallo più basso che così almeno ti diverti a massacrarli. No, io non c'ho voglia perché se arriva il creeper ti distrugge tutto. Siccome i creeper non sono ancora bravo ad accopparli, se mi distrugge tutto se esplode. Abbiamo finito, quindi andiamo a vedere il risultato senza ammazzarci con il nostro caro Badile e andiamo a vedere se il mob spawner funziona. Quando è che fai la farm? Tuffo d'emergenza! Ok. Quando è che fai la farm? La farm di? La farm. Fattoria. Allora, qua dovrebbero scendere poi i mob, dovrebbero scendere da qua. Ah, ho capito. Se ho calcolato, ho fatto tutto giusto, qua ci sono delle tramogge, ecco come si chiamavano. E le robe dovrebbero arrivare qua dentro. Sì, vabbè, appena fatta. No, appena finito, ci voglio un paio di minuti prima che si attivi. E anche qua. Comunque vedremo subito nei... poi se... Ci vuole un po' perché si attivino, si arrivino i mob. Dopo un po' che si attiva, secondo me vedi proprio arrivano giù, si spapolano qua. Buono. Anche se non so, là ci sono già delle perdite di acqua. Fantastico. Quindi abbiamo finito il mob spawner, sono contentissimo. Fate il braccio. E speriamo di guadagnare tanto tanto tanto. Spero che le torce quelle lì non siano determinanti per il mob spawner. In caso poi le toglierò. Qua mi sono fatto la mia farm di canna da zucchero, non automatica, infatti voglio farmela automatica. Beh, allora vi saluto, qua il primo episodio è finito e nel prossimo? Nel prossimo costruiremo, vediamo se riusciamo a costruire la farm automatica di canne da zucchero. E di canne normali. Canne normali, anche spinelli. E vediamo se mi ricordo com'era il circuito. E ricordiamo il concorso, quello speciale. Il concorso anche, siamo arrivati a 30 iscritti fissi. Oh. 30 iscritti fissi, quindi è ottimo, direi. È vicino al traguardo. Sì, è vicino, quindi speriamo, dai, bene, dai. Comunque se avete altre domande 70. Lasciatele pure nei commenti sotto, pure delle domande. Se volete che faccia qualcosa invece che un'altra, tipo una farm invece che un'altra farm o una roba del genere. Quindi ci salutiamo qua, un saluto elettrizzante a tutti. Ciao! Elettrizzante.